Nuova puntata, imprenditori edili, Guido Alberti. Oggi ti parlerò di quella che per me è la formula del successo. Ma tutto questo immediatamente dopo la sigla. Eccomi qua. Allora, questa mattina ho inviato un'email e siccome devi sapere che l'invio dell'email mattutina è un'attività ancora in capo a me ed è la motivazione per cui spesso e volentieri la ricevi magari con qualche minuto di ritardo o comunque in prima mattinata, ma non a un orario ben definito. Scrivo tutte le mattine la mail perché? Perché è un qualcosa che voglio fare, perché mi piace farlo, perché non mi pesa farlo, ma soprattutto perché in questo modo non devo scrivere cose che devo inventarmi o che magari devo parlare in modo teorico, generico. Posso scrivere effettivamente prendendo spunto da quello che mi accade ogni giorno nel mio lavoro di consulenza. E nell'email di questa mattina, il cui oggetto è vuoi fare soldi, e tra l'altro guardando un pochino il report, ho visto che qualcuno si è disiscritto dopo aver ricevuto queste email, quasi come se per chi ha una partita IVA il voler fare soldi sia una cosa di cui vergognarsi. Io credo che di base avere una partita IVA debba servire proprio a quello. E non capisco come spesso e volentieri, ecco, casomai segnati questo passaggio, come spesso e volentieri gli imprenditori gestiscono la propria azienda da onlus pur avendo una SRL, quindi con tutte quelle che sono le responsabilità che ne conseguono. Ma al di là di questo, questa mattina nell'email parlavo di come fare soldi, ovviamente ho dato qualche spunto in più, qualche input in più sul progetto Masterclass Guido Alberti e essenzialmente ho cercato di teorizzare quella che secondo me è una formula per fare soldi, una formula per guadagnare. E adesso la condividerò con te, ma voglio sottolineare una cosa di fondamentale importanza. Qual è? E che praticamente è la storia della mia vita. Quindi, ancora una volta, ti troverai di fronte a un qualcosa che non è teoria, non è cosa letta su qualche libro, magari studiata su qualche corso americano, tradotto poi in italiano. È la storia della mia vita. Perché? Perché se io mi fermo un attimo a riflettere, a ragionare su quello che ho fatto in questi ormai 10 anni, da quando ho iniziato a composaqualificata.it nel lontano 2010, io credo che ogni mio progetto si possa riassumere in questa formula. Qual è la formula? Di base, all'inizio deve esserci l'esposizione. Che cosa vuol dire esposizione? Vuol dire essere presenti, vuol dire fare in modo che le persone possano sempre trovare te davanti ai loro occhi. Chiaro, non devi essere invadente, non devi disturbare le persone nel modo più assoluto, ma devi fare in modo che in un modo o nell'altro, scusami il giro di parole, devi essere sempre presente di fronte a quello che è il tuo target, che sia fatto di potenziali clienti, ma che sia fatto anche e soprattutto di tuoi clienti o comunque di ex clienti, clienti con cui hai lavorato, quindi clienti di vecchia data. È fondamentale oggigiorno essere esposti e fare in modo che le persone possano trovare te, si possono trovare sempre te davanti ai loro occhi. Ok? Quando io ho iniziato con posaqualificata.it, come sono riuscito da un blog a creare comunque un'azienda, perché poi di fatto è stata tutta una diretta conseguenza, attraverso l'esposizione. Cioè tante persone, tanti colleghi a suo tempo mi scrivevano semplicemente perché mediaticamente io ero una persona abbastanza esposta, quindi mi percepivano come un esperto, mi chiedevano consigli, mi scrivevano per dirmi guarda su questo cantiere anch'io ho questo problema, tu come l'hai risolto? E ovviamente tutto questo ha determinato una percezione di me ai loro occhi di esperto, di persona che sa il fatto suo, ok? Quindi alla base della formula per guadagnare c'è l'esposizione. Io credo che oggigiorno sia di fondamentale importanza essere esposti per riuscire a guadagnare, ma naturalmente non basta solo l'esposizione, quindi non basta solo lavorare sul tuo personal branding, essere sempre presente, scrivere cose intelligenti, coinvolgere le persone, farle riflettere su quello che tu stai dicendo, su quello che tu stai comunicando, eccetera, eccetera. È fondamentale oggi essere esposti. E essere esposti non vuol dire solo ed esclusivamente o necessariamente vendere.
Spesso e volentieri la vendita è una diretta conseguenza dell'esposizione, ok? Io sono esposto, io mi mostro delle persone, le persone mi incontrano, le persone percepiscono che posso aiutarle in qualcosa, che posso ovviamente fornire loro la soluzione a un problema e decidono di affidarsi a me. Quindi, affinché una persona decida di affidarsi a noi, è fondamentale che naturalmente ci sia l'esposizione. È fondamentale avere un'offerta da poter mostrare, da poter offrire a queste persone. Quando io dico offerta, non mi riferisco solo ed esclusivamente allo sconto, ma è proprio quello che noi possiamo vendere. Quindi se io sono una persona esposta, ho un'offerta, e avere un'offerta presuppone che ci sia un pubblico disposto, voglioso di ricevere quell'offerta o comunque di lavorare con noi, quindi devo avere un'offerta e naturalmente l'offerta è quello che tu fai nella tua azienda. Ovviamente se tu fai le cose che fanno tutti, la tua offerta perderà di valore, perderà di potenza, di percezione, chiamala ancora una volta come vuoi, ma è di fondamentale importanza per te avere un'offerta che sia diversa rispetto a quello che fanno tutti quanti i tuoi concorrenti, perché non basta dire vieni da me perché siamo bravi, non basta dire vieni da me perché facciamo questo, deve essere un'offerta che deve differenziarsi e deve differenziare te come imprenditore o comunque come azienda rispetto a ciò che fanno tutti i tuoi concorrenti. Quindi l'offerta è un qualcosa di fondamentale. Io posso essere esposto quanto voglio, ma se poi non ho un'offerta, non ho qualcosa da proporre a quelle persone che intercetto mediante la mia esposizione, verosimilmente lascia un po' il tempo che trova, nel senso che ci sono ovviamente delle figure che ragionano in questo modo, ma c'è quasi sempre un secondo fine. Quindi magari delle persone che sono esposte apparentemente senza un'offerta, ma poi hanno sempre un secondo fine, o comunque alla fine un'offerta in un modo o nell'altro arriverà, anche perché poi non ci dimentichiamo che tutto questo deve generare profitto, tutto questo deve consentire di far fare soldi. Quindi verosimilmente sì, io lo posso fare per un po', però poi devo trovare il modo di monetizzare, no? Ti faccio un esempio molto molto sciocco, no? Se io voglio a più livelli e su più fronti, no? Se io di base sono un manager, magari condivido, parlo di quello che faccio, di quello che potrei fare, di quello che dovrebbero fare le aziende e non c'è alla fine una chiamata all'azione diretta. Però magari faccio tutto questo perché? Perché vorrei farmi notare, vorrei mostrarmi ad aziende con cui vorrei lavorare. E quindi seppur direttamente non presento nessuna offerta, comunque lo faccio con un secondo fine. La stessa cosa, no? In questi anni impazzano gli YouTuber che guadagnano tanto, ma loro non guadagnano dal canale YouTube, magari guadagnano dalle sponsorizzazioni, quindi guadagnano in modo indiretto rispetto a quello che fanno. Quindi affinché si possa guadagnare, quindi affinché si possano fare soldi, è fondamentale che ci sia esposizione, è fondamentale che ci sia un'offerta. Ancora una volta, l'offerta è ciò per cui le persone, le aziende sono disposte a pagarti di più rispetto ai tuoi concorrenti, rispetto al tuo mercato. Quindi l'offerta deve essere strutturata affinché possa essere un'offerta che non potranno rifiutare, no? come si dice sempre. Quindi l'offerta va studiata, l'offerta va costruita e torno a ripetere, l'offerta non è solo il preventivo, è tutto quello che io metto all'interno di quel preventivo affinché le persone possano dire ok, io mi rivolgo a loro perché sono tranquillo, perché insomma per una serie di motivazioni. Questa è l'offerta. Ora, se io ho un'esposizione, quindi sono sempre presente, quindi in media dico cose interessanti, dico cose condivisibili, dico cose in cui il mio target di riferimento in un modo o nell'altro si rivede, e poi ho anche un'offerta, quindi un qualcosa per cui le persone sono disposte a pagare di più pur di avere noi, questo che cosa determina? Determina fiducia. Perché? Perché sono una persona esposta. Ho un qualcosa da dare al mio mercato, al mio target, ai miei potenziali clienti.
ok? Faccio in modo che loro possano ricevere la mia offerta, possano accettare la mia offerta, e tutto questo ovviamente negli anni va a costruire credibilità, ok? Quindi esposizione, offerta e fiducia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io sono esposto, ho un'offerta ben chiara, faccio questo, aiutiamo i nostri clienti a vivere meglio, in modo più confortevole, la propria casa. Un'offerta ben chiara, attraverso un metodo unico, un sistema di lavoro, quello che è un'offerta ben chiara, ok? È chiaro che a un certo punto non posso essere il solo a dire noi siamo i migliori perché aiutiamo i nostri clienti a vivere la propria casa in modo più confortevole grazie a sistemi radianti, dico una cosa così a caso. Ma dopo un po' me la posso raccontare per qualche mese, ma poi dopo un po' ci vorrà qualcuno che dirà effettivamente loro sono i migliori. Perché? Perché da quando ci siamo rivolti a loro, il comfort della nostra casa è cambiato in modo significativo. Viviamo meglio la nostra casa. Ecco, questa è la fiducia. Perché la fiducia puoi sì generarla tu con l'esposizione, ma è altrettanto vero che se operi in un territorio geolocalizzato, dopo un po' qualcuno si inizierà a chiedere, ci va, ok, questo dice che è così bravo, ma c'è qualcun altro in questa zona, in questo quartiere, in quest'area, in questa provincia, in questa regione, o a livello nazionale, che dice che effettivamente è così? Perché? Perché più opero su un mercato geolocalizzato e più è fondamentale che siano gli altri a dirlo. Perché? Perché se io operassi in tutto il mondo, no? Verosimilmente non sarebbe indispensabile generare fiducia attraverso qualcuno che dica che. Così come se io operassi su un mercato, su un target ampio, su un mercato su scala nazionale magari, cioè, chiaro che qualcuno dice vabbè, ma magari in qualche altra parte d'Italia, cioè è molto più difficile generare fiducia, ok? Se io opero in un target, se io opero su un territorio ben definito, è chiaro che dopo un po' quel territorio fatto di potenziali clienti inizierà a chiedersi va bene, ma è tutto oro quello che luccica, è davvero così? Quindi l'offerta serve proprio per dimostrare alle persone, per iniziare a costruire massa critica affinché siano gli altri a dire cavoli, effettivamente ne vale la pena, effettivamente il comfort a casa mia è migliorato, effettivamente viviamo meglio la nostra casa. Questo è un passaggio di fondamentale importanza. Spesso e volentieri gli imprenditori sono straconvinti di questo, quindi io non sto dicendo nulla di nuovo, se non aggiungendo un pezzo all'inizio, che è quello dell'esposizione, ok? Perché gli imprenditori sanno benissimo che devono avere un'offerta, e più vendono quell'offerta e più clienti riescono a soddisfare con la loro offerta, più riescono a generare fiducia. Quindi non sto dicendo nulla di nuovo, nulla che tu magari non sappia già o non faccia già, sia chiaro. Ti sto semplicemente dicendo di aggiungere un pezzo all'inizio, che è quello dell'esposizione. E questa cosa su realtà geolocalizzate è un qualcosa che negli anni abbiamo visto fare a tante persone. Perché tanti imprenditori su un territorio hanno iniziato a partecipare, a prendere parte in modo attivo ad associazioni sportive, a sponsorizzare eventi, in molti casi anche, dico una cosa un pochino che è una forzatura, che però sappiamo bene come funzionano le cose, soprattutto in piccole realtà, soprattutto in alcune parti d'Italia, magari anche a entrare in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, avvicinarsi alla politica. Perché? Perché tutto quello consente loro di avere un'esposizione maggiore. Ora, posto che noi non vogliamo fare nulla di tutto questo, io ti dico, dobbiamo aggiungere un pezzo che è quello dell'esposizione, cioè fare in modo che le persone possano trovarsi sempre di fronte a noi, sempre di fronte al nostro messaggio, anche perché è fondamentale, credo che questa cosa la diceva Dan Kennedy, ma potrei anche sbagliarmi, le persone la prima volta comprano da te per la tua offerta, quindi per ciò che hai da vendergli, ma continuano a comprare da te per ciò che sei, per ciò che rappresenti per loro. E questo è di fondamentale importanza, cioè questo chiarisce ancora una volta quanto sia fondamentale essere esposti. Perché? Perché l'espositore è un vero e proprio enzima, l'esposizione velocizza la crescita. Quindi
Come fai a guadagnare esposizione, offerta, generi fiducia, alimenti fiducia, guadagni? E quando dico guadagni, magari non necessari, può anche voler dire guadagnare con business o con modelli di business o con soluzioni affini alla tua azienda principale. Perché? Perché hai generato fiducia. E una volta che tu generi fiducia nelle persone, guadagni. Io all'inizio di questa puntata del video podcast Imprenditori Edili, a proposito, se non sei iscritto, iscriviti, attiva la campanellina, vota con 5 stelle, metti mi piace se sei su YouTube. All'inizio di questo video podcast ti ho detto, guarda che questa è la mia storia. Perché? Perché all'inizio ho iniziato con posaqualificata.it. In posaqualificata.it i clienti finali che dovevano acquistare porte e finestre erano disposti a pagarmi una consulenza pur di sentire il mio punto di vista, pur di confrontarsi con me, pur di ricevere un consiglio da me, ok? Poi magari di questa cosa del quanto sia importante oggigiorno trasformarsi da venditori in consulenti, casomai ne parliamo nella prossima puntata, ma torniamo a noi, le persone, quindi il cliente finale, pur di avere una mia offerta, pur di confrontarsi con me, pur di parlare con me, era ben lieto ed era disposto a spendere qualcosa pur di avere ciò che altrove avrebbe trovato in modo gratuito. Poi ovviamente tutto veniva argomentato, insomma veniva gestito in un certo modo affinché lui percepisse valore in quella consulenza. E poi che cosa ho fatto? Ho iniziato a prendere quel numero di serramentisti che mi seguivano negli anni con posaqualificata.it, generando ovviamente in loro l'esposizione, già ce l'avevo perché ce l'avevo con posaqualificata.it, e quindi che cosa ho fatto? Gli ho presentato un'offerta. Ho detto, ok, ma per caso vi interessa se vi dico come ho fatto tutto questo affinché voi possiate farlo all'interno delle vostre aziende? Perché questo è stato ciò che ho fatto. E le persone, esposizione, quindi io ero già esposto ai loro occhi, gli ho presentato un'offerta, hanno iniziato a comprare, hanno iniziato a creare fiducia. Oggi io non devo dirti quanto son bravo, quanto son figo. Se vai su YouTube, se vai su Google, troverai tante persone che ti dicono cavoli, effettivamente sto ragazzo è in gamba, cavoli, grazie a lui sono riuscito a... Non devo più dirtelo io, cioè è un qualcosa di sempre presente nella mia comunicazione, nel mio marketing, o lo screenshot, o la testimonianza, o il video di qualcuno che dice guarda che effettivamente questo è in gamba. Quindi questo qua che cosa serve? Serve a generare fiducia. Fiducia che poi ci fa guadagnare. Perché? Perché se oggi vendo percorsi di consulenza, progetti di marketing, spesso e volentieri a distanza, senza nemmeno incontrare l'imprenditore, a prezzi decine di migliaia di euro, è perché tutto si può sintetizzare in questo. Esposizione, perennemente esposto. E se uno è perennemente esposto, non ha nulla da temere. Perché? Perché se lavorassi male, se le persone non fossero soddisfatte del lavoro che facciamo insieme, lo direbbero apertamente, direbbero ascolta, tutto bellissimo, ma... Ok? Quindi questo che cosa genera? Fiducia. In cosa poi bisogna essere bravi? Bisogna essere bravi nel mantenere l'esposizione, nell'essere sempre presenti, no? Io ieri ho provato a incastrare delle cose per il mese di gennaio e mi sono accorto che praticamente a gennaio non ho quasi più disponibilità. E quindi, no, se ragionassi come ragionano la maggior parte degli imprenditori che operano in edilizia, direi, ah ok, smetto di fare marketing perché adesso per un mese sono pieno di lavoro. Non è così che funziona. Anzi, a maggior ragione, più sono pieno di lavoro e più spingo sul marketing. Perché? Perché devo generare fiducia. Perché quella fiducia, l'esposizione con un'offerta, genera fiducia, è ciò che fa guadagnare. Ed è quello che poi è successo negli ultimi anni, basti pensare a marketing al millimetro, comunque all'apertura al mondo dell'edilizia. Non l'ho fatta io, è stato il mercato a chiedermi, ma puoi seguire anche la mia azienda che è un colorificio? È stato il mercato a chiedermi questo, ma come è arrivato un imprenditore a chiedermi di seguire anche la sua azienda che è un colorificio così, senza sapere nulla di me? Attraverso l'esposizione, attraverso un'offerta, ho conquistato in un modo o nell'altro, attraverso le tante testimonianze, attraverso la soddisfazione dei miei clienti, attraverso magari il parlare, il partecipare a un tour, il partecipare a un evento, ho conquistato la fiducia di quella persona e quella persona mi ha detto ok,
l'anno prossimo iniziamo a lavorare insieme. Quando dico l'anno prossimo iniziamo a lavorare insieme, vuol dire diverse decine di migliaia di euro. Ecco perché guadagnare. Perché se tu riesci a, se sei esposto e hai un'offerta, riesci a guadagnare, a conquistare la fiducia delle persone, questa fiducia è sempre più percepita all'esterno, tu guadagni e guadagni senza limiti. E torno a ripetere, non voglio ancora una volta fare il filosofo, quello che teorizza, cazzo, è la realtà dei fatti, è quello che accade quotidianamente. Se alcune aziende mi chiedono e sono disposte a pagare in anticipo il lavoro di un anno, è perché c'è fiducia, altrimenti non mi darebbero in anticipo il lavoro che poi faremo durante l'anno, è perché c'è fiducia. Quindi la stessissima cosa devi fare anche tu, con un vantaggio: il fatto che tu operi in un territorio che è molto meno vasto rispetto al tutta l'Italia, ok? Con la consapevolezza, tra l'altro, che tu vendi un qualcosa di cui le persone hanno bisogno. Perché? Perché se sto costruendo casa, dovrò acquistare i serramenti, dovrò acquistare i pavimenti, dovrò acquistare i sanitari, dovrò acquistare le ceramiche. Se devo ristrutturare, dovrò fare tutto questo. E quindi che cosa ti fa capire questo? Quanto potrebbe aiutarti l'esposizione? E il personal brand dell'esposizione, vuol dire il personal brand dell'imprenditore, sarà una delle tematiche che tratterò durante la prossima Masterclass Guido Alberti. Quindi www.masterclassguidoalberti.it, trovi tutte le informazioni per partecipare, e uno dei temi sarà proprio questo. Perché? Perché è un tema, è un argomento che merita un approfondimento, che va trattato insieme con l'imprenditore, che va strutturato un piano per lavorare su tutto questo. Perché? Perché è una cosa a cui nessuno pensa, ma che è di fondamentale importanza per guadagnare. Se poi ancora una volta non vuoi far soldi, non vuoi guadagnare, cavoli, forse hai sbagliato forma giuridica, apri una onlus e va bene così, ok? Quindi mi raccomando, fai tesoro di questa formula. Esposizione fondamentale, offerta, quindi ciò che tu hai da proporre, ciò che le persone sono disposte a pagare più degli altri, genera fiducia e guadagna. Non è più difficile di così. Mi raccomando, fai una riflessione su questa puntata, se necessario riascoltala perché ci sono un sacco di passaggi interessanti, e se non l'hai fatto vota con 5 stelle, metti un mi piace qui su YouTube e noi ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao!